ragazze, eccomi tornati in un nuovo video. Oggi voglio provare a fare insieme a voi le bombe da bagno. Avete presente le bombe da bagno tipo quelle della Lush che si utilizzano nella vasca da bagno, che frizzano tutte e poi l'acqua diventa tutta colorata? Ecco, ho provato a farle insieme a voi, era la primissima volta che le facevano le bombe, fatte in vita mia. Sono super contenta del risultato finale. Avevo piacere a fare questa ricetta per la prima volta insieme a voi e sono uscite bene. Ancora però non le ho provate nella vasca da bagno perché devono riposare per 24 ore. Le ho fatte ieri pomeriggio, quindi le 24 ore ancora non sono passate, mancano giusto un paio d'ore. Stanno riposando sotto questo panno, su un piattino. Vi lascio la ricetta ovviamente qua sotto nell'info box. La ricetta non me la sono inventata, io l'ho trovata su internet. Ve le faccio vedere perché sono veramente carinissime. E poi andiamo insieme in bagno e le proviamo nella vasca da bagno ovviamente. Allora, con la ricetta che ho utilizzato, con le dosi che ho utilizzato, ne sono uscite diverse. Alcune più grandi, alcune più piccoline, ho utilizzato stampi diversi, di grandezze differenti. Una è questa ed è uscita, ed è quella più grande che è uscita, però sto notando che si sono leggermente crepate, non so se si vede, però sono appena appena crepate qua. Quella più grande si è un po' crepata e appena appena anche questa più piccolina. Però per essere la prima volta devo dire che sono uscite abbastanza bene. Se provate a farle, magari taggatemi su Instagram o mandatemi una foto in direct del risultato finale. Sono veramente curiosissima di vedere come escono anche a voi. È stata appunto la prima volta, pensavo fosse più difficile il procedimento e invece non è difficilissimo, bisogna stare soltanto attenti a dosare l'acqua. Però voglio sicuramente provare a rifarle anche in altri colori. Adesso non vi perdo più in chiacchiere, vi lascio il resto del video. Partiamo subito, vi ricordo che è la primissima volta che le faccio, quindi speriamo escano bene. Ho deciso di utilizzare questo recipiente abbastanza grande in vetro. Adesso andiamo a mettere tutti gli ingredienti all'interno per realizzare le nostre bombe da bagno. Inizio aggiungendo 6 cucchiai di acido citrico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aggiungo poi 6 cucchiai di bicarbonato. 2, 3, 4, 5 e 6. Aggiungo poi 2 cucchiai di amido di mais, 1 e 2. E adesso vado a mescolare tutti e tre gli ingredienti, amalgamandoli bene l'uno con l'altro. Continuo a mescolare fino ad eliminare tutti i grumi. Dopo aver mescolato per bene tutti e tre gli ingredienti secchi, vado ad aggiungere un cucchiaio e mezzo di olio di mandorle dolci. Dopo aver aggiunto l'olio di mandorle dolci bisogna andare a colorare il composto e io ho deciso di farlo rosa, voglio le bombe da bagno colore rosa e quindi aggiungo una puntina di colorante alimentare, una puntina rossa, di rosso, voilà. E sempre con il cucchiaio vado a mescolare ancora il composto. È spenta la videocamera, quindi non so se si è vista la parte in cui sono andata ad aggiungere anche l'olio di cocco. Comunque ho aggiunto qualche cucchiaino di olio di cocco e adesso il composto profuma tantissimo di cocco, quindi sarà una bomba da bagno al profumo di cocco. Per quanto riguarda il colore invece vedo che non ha preso tantissimo, ma va bene lo stesso. Bisogna passare all'acqua, ho deciso di inserirla all'interno di questo spruzzino perché bisogna aggiungere veramente pochissima acqua alla volta, perché se c'è troppa acqua le bombe da bagno frizzeranno da sole, quindi non va assolutamente bene. Se è troppo poca però non si addenseranno, insomma non formeranno una palla bella solida, quindi con l'aiuto di questo spruzzino riuscirò meglio sicuramente a dosare la quantità d'acqua. Iniziamo spruzzando un po' di acqua all'interno del composto e mescoliamo. Aggiungo ancora un po' d'acqua. Provo a fare la mia pallina. Se il composto resta compatto vuol dire che è pronta, se invece si sgretola, come in questo caso, ancora l'acqua non è abbastanza, quindi vado ad aggiungerne altra. Devo dire che da questo spruzzino forse esce un po' troppa poca acqua, però meglio poco alla volta che troppa. Mi sono accorta che andando ad aggiungere acqua il colore del composto inizia a diventare un po' più intenso. Adesso devo dire che il composto mi sembra pronto perché, come potete vedere, la pallina, insomma, che vado a creare resta bella compatta, quindi vado ad aggiungerla
a inserire il composto nel mio stampino. Questi li ho acquistati su Amazon, magari vi lascio il link qua sotto nell'info box. E adesso non mi resta che riempire gli stampini. Parto con la prima parte, forse ne ho preso un po' troppo, anche la seconda, e cerco di premere il più possibile gli stampini l'uno contro l'altro in modo da rendere il composto il più compatto possibile. Vediamo. Uno e due. Ecco qua la mia prima bomba da bagno. E voilà! Sono pronte! Sono veramente molto soddisfatta del risultato. Adesso devo lasciarle riposare per 24 ore, quindi poi domani sicuramente ne proverò una nella vasca da bagno. Questa è la bomba da bagno più grande ed è quella che ho fatto per prima e quindi è già abbastanza dura, non so se si può sentire dal rumore. Sentite, si è già indurita abbastanza. Queste invece sono è la versione, la bomba da bagno più piccolina. La faccio vedere meglio, ecco qua. È la bomba da bagno più piccolina, con lo stampino più piccolino, mentre invece questa è la versione media, quindi grande, media e piccolina. E poi c'è soltanto metà pallina perché non avevo più composto per riuscire a realizzare un'intera bomba da bagno, però per non sprecarlo sono andata a realizzarne soltanto metà. Adesso quindi le lascio riposare per 24 ore, noi ci vediamo domani e vediamo com'è il risultato finale, specialmente nella vasca da bagno. Ho riempito la vasca da bagno e adesso proviamo la bomba da bagno, quella più grande che si è un po' crepata, però proviamo. 3, 2, 1... Rieccomi ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, che questa idea, che questa ricettina vi sia stata utile. Magari fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi realizzate le bombe da bagno in casa e se magari conoscete delle ricette differenti da quella che ho utilizzato io per appunto realizzare le bombe da bagno in casa, magari con un altro tipo di olio, un altro tipo di profumazione, di colori. Ovviamente i colori possono variare perché cambiando il colorante alimentare ovviamente cambia anche il colore della bomba da bagno. E nel video non ve l'ho detto, mi sta venendo in mente adesso, per quanto riguarda il colorante alimentare, sono andata ad aggiungere poi un po' di più di colorante di quello che avete visto, ma colorante in polvere, non più liquido. E consiglio il colorante in polvere perché secondo me, visto che gli ingredienti erano tutti ingredienti secchi, quello in polvere ha reagito meglio rispetto a quello liquido. Ecco, soltanto quello che nel video mi sono accorta di non aver inserito. Vi ricordo inoltre di guardare nell'info box perché c'è il nome della vincitrice del giveaway che ho aperto 2 settimane fa. Quindi se la vincitrice sei tu, mi raccomando, contattami via mail, trovi la mia mail sempre qua sotto nell'info box. Basta, credo di avervi detto tutto, io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!